Ciao a tutti, sono Kamane, benvenuti a questo nuovo video e oggi siamo tornati ancora una volta con il TST. Siamo a Spa, quindi abbiamo superato la metà della stagione. Fortunatamente adesso vedrò di fare in fretta a finirla perché sta iniziando il 2019, anzi è iniziata l'8 ottobre, mentre io ho fatto la gara col kart, come avevo già annunciato nello scorso video. E come avevo invece annunciato dallo scorso video del TST, questa gara a Spa, ragazzi, sarà uno spettacolo assurdo e quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vederla. Ed eccoci in qualifica, ragazzi. Oggi abbiamo anche il me, diciamo, che parla, non in qualifica perché non mi ricordo perché, però vabbè. E come vedete, comunque, qualifica bagnata al contrario della gara che invece sarà asciutta. Di conseguenza, assetto asciutto sul bagnato e non sarà per niente una cosa semplice, soprattutto in una pista come Spa che ha molte curve veloci. Per esempio, Eau Rouge, guardate che difficoltà! Ho perso completamente il posteriore, ho dovuto alzare tanto il gas, perdendo davvero molto tempo. Di conseguenza, magari quelli che avranno un assetto un po' più carico adesso potrebbero essere avvantaggiati, ma in gara magari un po' meno. Tanto siamo in un tempo che ha meno un decimo del nostro vecchio tempo, che era 1,59,9, ci portava soltanto 11esimi, quindi un tempo non dei migliori. Intanto vedo Formatta dietro di me con la gomma media, e tipo, what? Vi assicuro che non c'è stato un momento di asciutto, quindi non so perché sia con la gomma media. Ecco, infatti dice che si sta smettendo di piovere, però sì, forse ha smesso di piovere, ma direi che è una situazione da intermedia. Anzi, forse l'ultimo che scenderà avrà quel piccolo vantaggio in più, ma non così assurdo. Infatti, come vedete, sono andato a perdere tantissimo lì alla Puom e adesso invece a guadagnare molto, molto. Forse avevo perso la macchina in uscita oppure avevo addirittura abortito. Non so se vedete il tempo, sì, credo proprio sì. Comunque siamo a meno 3 secondi e sta aumentando sempre di più. Sì, forse avevo mollato nel vecchio tentativo. Molto probabile, avevo sbagliato in uscita da Puom o all'entrata della curva dopo. Attenzione, mamma mia, quante scodate! Veramente una fatica incredibile. E devo dire che sulle qualifiche, sul bagnato, sono sempre stato abbastanza sfortunato quest'anno. Soprattutto perché sono quasi sempre state qualifica bagnata e poi gara asciutta. E di conseguenza dovevo correre con un assetto da asciutto che non mi portava ad avere una gran prestazione sul bagnato. 3 secondi e mezzo sul vecchio giro, attenzione, ci stiamo avvicinando al traguardo. Ultimo mini rettilineo qua, e 1,56 e 4. E come vedete, P5, non delle migliori, un secondo addirittura da Max Maurer, mamma mia, ci ha dato veramente un sacco, però vediamo, perché comunque, come ripeto, Ma avevamo non un mi ha assetto cambiato le asciutto. gomme, ma porca troia, dai! Ok, già belli incazzati perché. Mi sono buggato la frizione qua. Perché io volevo fare Ma strategia porca inversa, ma troia! ovviamente non è andata. Avevo messo le medie, ma ho messo le soft. Come Dai, sentite? chi è che ha messo pronto? Lice? Perché Vabbè, ha messo ok. Prima ho subito comprato, pronto pensi e sbaglio, quindi avevo questo è comprato. successo. Quindi sì, avremo un mini mela in alto che romperà un po' le palle. Spero riuscite anche a capire quale me parla da qua e quale me parla da lì. Ecco la partenza intanto. Attenzione, sembra che riusciamo a mantenere la Primo posizione. Grande difesa salto, di Bova. Alex Bova. Insultiamo intanto dalla chat. Attenzione, rischiamo molto qua. E ora via. Oh, ma Oh, attenzione, dai, ci ma si tocca può! all'esterno. Ma Che com'è successo? Com'è cazzo! successo? Ma che senso ha? E niente, Ma figa, siamo ma fai costretti. danni? Chi è che è stato? Ma porca troia! E mostro il mio Ma fastidio. vaffanculo, già ultimo sono. Fortunatamente non ho rotto niente. Cioè, Tanto ma anche mi hanno con fuori agganciato muro. dall'esterno, tra l'altro. Hanno preso una traiettoria veramente improponibile. E sì, io confermo quello che ho detto in quel momento. Formato per frate. Formato per frate, come al solito, sì. Io Madonna. intanto Grazie. vado a toccare il muretto. Intanto attenzione qua davanti, battaglia. E quindi abbiamo l'occasione di riavvicinarsi. E ora tutta la gara in salita, ovviamente. Attenzione a Bouchard che è finito un po' largo. Vediamo di avvicinarci il più possibile e sfruttare ogni battaglia degli Ciro mi lascio altri. Attenzione passare poi, vero? a Ciro che finisce per No, no, Campi. vai tra, sono subito qua io. Intanto io sto parlando con Ciro che era nel gruppo con me, infatti. Oh! Oh, e piccolo spoiler, sapete Io chi mi ha sono. buttato fuori? Che altro non possiamo andare in box, mi ha Ciro. fatto cagare addosso. Ma davvero? Ma Intanto quello che è porca successo troia. qua è dovuto al fatto che io pensavo che Che cazzo anche Evil scarica Shark dovesse Bouchard? entrare in box, quindi ho detto cosa faccio adesso? Vado largo anch'io e Madonna, poi questo faccio cazzo. l'incrocio su Evil. Invece no. Perché ora siamo completamente vicini, siamo incollati a Evil Shark.
Tozione perforate e Magic Stay. Mattissimo, Magic mattissimo. Stay, minchia. È rientrato a casissimo. Si scrive così comunque Magic Stay. Come l'ho scritto, cioè nel senso, l'ha scritto con la E, poi non so. Cosa stanno facendo? Tanto Pain e Mkhitaryan affiancati mi stanno facendo perdere davvero tanto tempo. Che rischio. Io prendo un bel rischio, sì, assolutamente. Molto, molto pericoloso quello che ho appena fatto. Tenendo attenzione ai Voshark, prova a approfittare di entrambi. Pain finisce fuori. Io intanto per schivare tutto faccio anche una curva molto larga. Attenzione perché riesco a affiancare i Voshark. Vediamo se riesco a chiudere il sorpasso. Provo un incrocio già da qui. Sì, ma veramente è un macello. Attenzione, sembra che sono più veloce. Hot lap. Lo affianco all'esterno. Adesso però Mkhitaryan. Dai, ma Mkhitaryan va a chiudere l'interno, non stare sull'esterno. Mi lascia lo spazio per fare una staccata. Però forse è meglio così, perché adesso avrò l'occasione di fare un sorpasso sul Camel, che è più semplice, sul lungo rettilineo qua di Spa. Attenzione, non esce benissimo Evo Shark. Anche io ho avuto una piccola esitazione, anche perché avevo paura di colpire Evo Shark. E affianchiamo subito Evo Shark, ci mettiamo in scia di Mkhitaryan. Attenzione, è uno fatto. E in scia all'interno, ed eccolo qua, la staccata, prova a resistere, Mkhitaryan. E ce la fa? No, non ce la fa, non ce la fa. Ed eccolo qua, un sorpasso incredibile, forse il migliore della stagione fino adesso. Attenzione, Evolution, l'abbiamo già raggiunto. E creiamo già il vuoto dietro di noi, con Evil Shark che rimane indietro. Evolution che prende una traiettoria un po' inversa alla nostra, anzi sbaglia alla fine. Era più giusto la nostra, penso che stiamo anche perdendo la macchina in trazione. E non riesco a passare, però infatti mi perdo ancora tanto tempo e mi recupera Evil Shark. Attenzione, ancora largo. Evolution alla strada. Alex Bow va in mezzo alla strada. Che rischio. Credo che sarebbe diventato fantasma, però meglio non rischiarsi. Attenzione, Evolution davanti a me. Potrei provare già la bus stop. Ma che cazzo è successo? Attenzione, non l'ho toccato. È stato un netcode. C'è un lag del cazzo di quel lì. Mi dispiace perché ha avuto un contatto con me, a quanto pare. Però non l'ho toccato. E questo è ciò che ha spiegato il medi del futuro. No, beh, scusate, del passato. E praticamente io non l'ho toccato, ma si è ribaltato da solo praticamente. Cioè, probabilmente c'è stato un piccolo lag che ci ha fatti toccare. Però io, essendo fibrato, credo che la connessione sia stata più sua. Attenzione, Evo Shark ci prova intanto. Mi sta molto attaccato. Tanto sono stupito dalla velocità di James davanti a me, che è effettivamente molto veloce rispetto al solito. James è ritirato. Ecco, giustamente gliel'ho gufata. Intanto si era fermato ai box una Red Bull. E siamo in questo momento quarto. Si avvicina al podio. Intanto dico che potrei avvicinarmi al podio. Sen è partito con la soft e non ha tentato una strategia suicida. Sì, effettivamente, solitamente Senna tenta strategia suicida. Intanto non so se avete visto lì come percorso all'uscita della chicane, completamente di traverso. Intanto Max esce dietro di me. Quindi attenzione, in questo momento terzo. Probabilmente adesso quando mi raggiungerà 5,9 da Senna. Quindi qua abbiamo ancora tanto da lavorare, per la pista è lunga, cioè la gara è lunga. Come vedete comunque, Max l'ho tenuto dietro, nonostante lui avesse la gomma più nuova. Attenzione, Virtua Safety Car, occasione di aiutare i box per noi, ma anche per altri. Dimmi che hai buttato fuori Black Guns almeno. Intanto sul ritiro di Ciro che ha causato la Safety Car. Viva la sportività come al solito, intanto Black Guns ne approfitta della Virtual. E ne approfitto anche Senna. Senna però non riuscirà a trarre vantaggio. Infatti noi passiamo. E guardate che culo Black Guns, che riesce a sfruttare la Virtual. E si riesce a tenere la posizione sia su di me che su Max Maurer, che era in realtà dietro di lui in quel momento. Quindi undercut abbastanza importante. Ed ecco io che rientro ai box. Vediamo in che posizione rientrerò. Vedo Max che tra l'altro è rimasto indietro perché si era preso il drive-thru con la Virtua Safety Car. Quindi regalando un po' questa gara al momento a Black Guns. Ci sarà da vedere la fine. E guardate qua, perché mi superano adesso Max Maurer, Senna e la Red Bull, che credo sia Phoenix. Esatto, attenzione, Max Maurer passa. Passa anche Phoenix Plus. E sono in P4 al momento, con dietro di me Senna che subito si avvicina tantissimo. Intanto Ciro abbandona il gruppo. Ma non è importante perché Senna ci prova all'esterno e mamma mia che sorpasso. Non mi freddo, non ce la faccio.
Rimango veramente stupito. Sì, gomme fredde, però mamma mia, che staccata, che sorpasso, veramente. Complimenti a Senna, bravissimo. Oh, la Madonna, che lungo. Come vedete, infatti, gomme fredde, Thunder lungo. Anche qua. Non riesco a tenere la macchina, è tanto sottostrezzante. Tocca anche il muro. Non ho rotto niente. Ora dovrebbero essere in temperatura, spero. Guardate quanto ho perso qua. Oh, cazzo, pensavo fossero in temperatura, ma non lo sono ancora. Queste gomme di merda, però. C'è probabilmente un giro di riscaldamento, però no, anche un avvertimento veramente stupido. Attenzione, Senna che ci prova su Phoenix e ci riesce, Phoenix rimane dietro. Attenzione adesso al tornantino, perché Phoenix sembra essere uscito meglio, ci prova all'esterno a affiancare Senna. Vediamo se tirerà la staccata già da qua. E ci prova, attenzione, l'incrocio. Mamma mia, che lotta qua davanti. Attenzione perché fare il Rouge e poi il Raglion affiancati è praticamente impossibile, infatti... Phoenix Plus si prende subito la posizione su Senna. Che rotta incredibile. Un po' di rischi dappertutto. Sempre un rischio Rouge. Poi Raglione che fa scomare completamente la macchina. Con la salitona incredibile. Ancora Senna affianca Phoenix Plus. Riesce a portarsi davanti prima ancora dalla curva. Io provo già una staccata. No, mi faccio vedere soltanto gli specchietti di Phoenix Plus. E faccio capire che, ragazzi, tra poco dovrete darmi strada, perché sono più veloce di voi. Lo so. Attenzione, 3 secondi di penalità. E quindi qua devo anche scappare probabilmente dopo averli superati. E qua le cose si fanno un attimino più complicate, perché siamo al 14esimo giro su 22. Max sta scappando perché è riuscito a scappare subito appunto da Senna. Anzi, da Phoenix Plus, che in quel momento era davanti a Senna. E adesso abbiamo l'occasione. Siamo vicinissimi a Phoenix Plus e anche a Senna. Potremmo ritentare un doppio sorpasso molto simile a quello che ho fatto su Mick Italia e a Evil Shark. Vediamo un po' se ci riuscirò. Su al Rouge Radillon. Ah, perdo un pochettino la macchina, ma non perdiamo invece troppo in tempo, perché anche Phoenix ha avuto un po' di problemi. Subito all'esterno, ancora come prima, la scia di Senna. Attenzione, attenzione, ci facciamo vedere all'interno adesso, all'improvviso. Sì, ce l'abbiamo, la staccata. Mamma mia, che staccata che ha qua Senna, è veramente assurda. Okay, e ci tira una botta incredibile Phoenix Plus, che poi ci cede subito la posizione, perché si rende conto di aver esagerato. E quindi un sorpasso abbiamo fatto, adesso andiamo anche a sorpassare Senna. Poi rischio di fare un perché siamo più veloci. Non ho affondato la staccata perché sono stupido. Esatto, io non ho affondato la staccata, come ho detto lì, non so perché. La mia giustificazione in quel momento è stata perché sono stupido. Comunque, dopo aver superato Senna sarà davvero davvero complicato andare a prendere Max Maurer. Quindi direi che comunque una terza posizione, dopo essere partiti praticamente ultimi a causa del incidente di partenza, direi che è ottimo. Intanto guardate qua come me la gioco bene con la miscela, metto in zero sul retinino, perché qua è inutile sorpassare dato che c'è il Kemmel adesso e l'occasione di sorpasso è chiara. Attenzione perché usciamo molto bene adesso, potremmo provare un sorpasso alla Bottas o chiunque sia riuscito a superare all'esterno su questo incredibile salita. Ma è molto rischioso, non ha molto senso in questo momento dato che c'è appunto questo Kemmel che è lunghissimo. Mi sono dimenticato però di mettere in grassa e poi sorpasso, ma comunque siamo molto veloci. Attenzione che ancora Senna riesce a resistere, si prende una grande staccata. Io ho provato un incrocio perché sapevo che sarebbe arrivato lungo e riesce a mantenere la posizione, ma è stato un errore mio più che altro, che non ho messo le miscele, diciamo quelle potenti, perché altrimenti ci sarei riuscito con molta facilità in quel momento. Cioè proprio subito di occasione su occasione di sorpasso. Infatti. Ancora in magra, ma perché continuo a mettere in magra per sbaglio? Sì, mi sono fatto tutto il Kemmel in magra prima. Adesso ci riproviamo. Siamo già in grassa in questo momento. Media. Sorpasso, già da qua. Ci vediamo. DRS. La Madonna quanto manca. Non so se avete visto cosa è successo, ma ci siamo trapassati. Fortunatamente non è successo niente. E praticamente qua si scambiano le situazioni di come è successo prima. Ho tirato la staccata lunga come aveva fatto lui e riesco questa volta a tenervi la posizione. Attenzione adesso perché è ancora molto vicino. Vediamo di scappare e facciamo vedere il nostro passo. Guardate infatti che distacco ho già messo tra me e Senna. Mi stavano rallentando veramente tanto. E fastest lap al penultimo giro, 46.2. È stato tra l'altro un ottimo giro, ragazzi. Se volete vederlo per intero, lo caricherò molto probabilmente su Instagram. Quindi seguitemi anche su Instagram, trovate il link in descrizione. Ultima curva della gara. Attenzione, intanto vince la gara davanti Black Guns, poi seguito da Max Maurer. Attenzione, un terzo posto incredibile dopo una rimonta. E anche un settore così alla fine. Esattamente, l'ha detto lui, l'ha detto il me del passato. Comunque un'ottima gara. Non sono felice come vedete lì, ma riguardandola ho visto proprio la gara spettacolare che ho fatto. Dopo felice, essere stato buttato fuori in quel punto rischioso. Griglia ritirata.
Cioè, rischioso. Ecco, allora intanto vi faccio vedere qua la classifica, perché purtroppo non ho fatto lo screen, cioè comunque non ho proseguito a registrare fino alla classifica, perché ero un pochettino turbato dal fatto che questa gara avrei potuto vincerla, ed effettivamente è così. Abbiamo quindi Black Guns, 11 secondi da Max Maurer. Ricordiamo che Max ha dovuto fare un drive-through e Black Guns ha sfruttato molto bene la Virtual Safety Car. Poi troviamo me soltanto a 7 secondi da Max e 18 secondi da Black Guns, dopo aver preso tantissimo, ma tantissimo distacco al primo giro dovuto all'incidente. Troviamo subito dietro di me un brillantissimo Senna e un altrettanto brillante Phoenix Plus, che ci hanno dato, diciamo, del filo da torcere, soprattutto Senna. Veramente gli faccio i complimenti, perché è stato il mio avversario numero uno in questa gara. Evil Shark, Formatted e Magic Ste. E guardate lì, metà griglia ritirata. Attenzione, è veramente assurda questa cosa. Ebbene signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Veramente peccato, peccato, perché questa gara avremmo potuto vincerla. Eh sì, eh sì. Se non ci fosse stato quell'incidente, secondo me me la sarei potuta giocare, anche perché ho fatto un ottimo ultimo giro senza spremere particolarmente. No, sì, avevo spremuto un po' in realtà, però gli ultimi giri, proprio gli ultimi istanti, avevo tutto un po' distrutto, anche gli altri comunque hanno tentato di fare ultimi giri, cioè dei settori veloci, un giro veloce, perché comunque ero in gruppo con Max e sapevo che lui stava spingendo e robe del genere, ma non è riuscito, non sono riusciti a rubarmi il giro veloce. Quindi questo era proprio sintomo che il passo io ce l'avessi, infatti si vedeva comunque che io ne avevo per stargli dietro. Per esempio, guardate quando è uscito Max dai box con gomma nuova, io con la gomma vecchia riuscivo a stargli davanti e a non perdere nulla di distacco, quindi veramente io potevo andare veloce. Ma purtroppo c'è stato quell'incidente in cui Ciro, essendo, sì, c'è stato un po' di confusione, io ho tentato di allargare verso il cordolo, lui in quel momento secondo me avrebbe dovuto uscire dalla pista, perché è una cosa che effettivamente anche nella realtà si fa, quando c'è traffico lì è molto molto probabile che le macchine vadano, diciamo, a confluire in quel punto della pista, e tu che sei dietro, secondo me dovresti, diciamo, prenderti l'esterno, anche perché io non avevo molto spazio. Comunque c'era stato quell'incidente all'interno, ho dovuto schivare tutti, sono andato verso l'esterno e secondo me, dai Ciro, potevi andare largo e non rompermi le palle, no? Tra l'altro, spettacolo, perché lui era in gruppo con me, e nel momento in cui si è ritirato mi fa: ma sai chi ti ha buttato fuori? Perché io l'ho visto da dietro, ero dietro di te. E gli faccio: chi? Io. Cioè, i miei occhi si sono proprio incendiati in quel momento, e boh, non lo so. Quindi, ragazzi, questa è stata, secondo me, una delle gare migliori di questa stagione e anche delle prossime. Io vi dico di non mancare a Monza, perché succederà un altro imprevisto abbastanza importante. Anzi, io direi che imprevisti in partenza, da adesso fino alla fine della stagione, ne avremo parecchi, ma veramente tanti. Quindi, ragazzi, non mancate assolutamente. E ci becchiamo al prossimo video, signori. Monza e subito dopo Singapore, ragazzi, Singapore. Proprio è stato il culmine di questa stagione. Ci becchiamo. Ciao a tutti. Drama.